strangers, other side of town, still my neighbor, no mind in your business. Every crime's got a witness. The good old boys are causing a scene. Gossip girls like spilling the beans. Ain't got nothing else to do but talk about nothing new. Take me to that place where my drink's already made. Don't gotta ask for names, we all came from the same dirt roads. Everybody knows Friday night tailgates, church pew praying Sundays. Small town, same old same, where there ain't nothing on down low. Cause everybody knows, cause everybody knows. When I turned 18, I ditched this town. Left it in the rear view, drove westbound, but I found out quick I like it better in the sticks. And it may not be a cup of tea, but this big fish, small pond life's my thing. Cause wherever I go, I'm thinking about more. Take me to that place where my drink's all. Alessandro Gaudio, sindaco di Forno, oggi quarta fiera del Paluc, tante vetture qua delle auto storiche, delle vecchie ruote, tanti, ci sono le capre, ci sono i pony, i banchetti e tante bellissime cose qui oggi a Forno. Sì, questa è la quarta edizione della fiera del Paluc, siamo qua oggi con un bel numero di vetture storiche organizzate dalle vecchie ruote, abbiamo un'ottantina di banchetti. E poi ci sarà la battaglia delle capre per la prima volta, con i pony che faranno anche dei giri con le carrozze. E poi speriamo che il tempo resti bello come adesso, che non piova, perché le previsioni non sono molto... però non fa tanto caldo, però meglio così. Oggi si sta bene, non c'è tanto da sudare. Un evento organizzato in collaborazione con la Proloco di Forno che sigilla la cooperazione che continua ad esserci tra il comune e le associazioni. Sì, certo, noi dobbiamo ringraziare la Proloco, perché comunque l'organizzazione è quella della Proloco, noi diamo il patrocinio e se non ci fossero loro facilmente sarebbe quasi impossibile farla, perché comunque è un impegno non indifferente. Ringraziamo anche la banda musicale che ci allieta sempre con le sue note e gli Amis del Fur che saranno oggi pomeriggio. Un appuntamento questo che non è l'ultimo, perché ci saranno tanti altri avvenimenti da qua sino ad arrivare al Natale del Paluc. Sì, ci saranno altri appuntamenti, adesso stiamo mettendo giù un calendario di massima, comunque sicuramente prima di Natale ci saranno ancora altri appuntamenti. Presidente della Proloco di Forno Canavese, che ha organizzato questa quarta edizione della Fiera del Paluc con il patrocinio del Comune di Forno. Com'è andata, visto che siamo alla giornata conclusiva della fiera? Ciao a tutti, buongiorno. Anche quest'anno la fiera è stata un successone.
a partire dalla serata di giovedì in collaborazione con la biblioteca di Forno, e poi andando avanti abbiamo fatto venerdì la serata Barbie, una cosa nuova per noi, e dove ha attratto di nuovo molte persone, giovani e meno giovani. E poi ieri sera, per concludere la serata discoteca, è stato un altro sabato pieno di successo. E poi oggi, che è la giornata più piena, diciamo, per noi, dove abbiamo collaborato con molte associazioni di Forno per riuscire a rendere questa giornata piena di eventi. Una collaborazione con il comune che continua e continuerà anche nei prossimi mesi con tanti altri avvenimenti e eventi che avverranno qua a Forno. Grazie alla collaborazione del comune e dell'amministrazione tutto questo è anche possibile, sennò senza di loro sarebbe molto più difficile. Niente, vi do appuntamento al solito Natale del Palucchi, che quest'anno cercheremo di farlo un po' più pieno di eventi.